Ultimi due minuti di gioco qui a Monza, il Milan vince 1-0 grazie al gol di Junior Messias messo a segno nel primo tempo. Me la riprese però sinceramente un bel Monza, una squadra che è venuta fuori con il passare dei minuti, ha colpito anche un palo con Ciurria al 73esimo della ripresa, pallone che poi è sbattuto addosso a Tatarusano ed è uscito fuori. Ma pochi minuti fa, attorno al 40esimo, c'è stata una grande, colossale occasione da gol per De Ketelaer davanti al portiere su passaggio, su suggerimento di Salemaker, e anche qui ha sbagliato De Ketelaer. C'è una maledizione attorno a questo giocatore che non riesce a sbloccarsi, non riesce ad essere decisivo. Mancano 15 secondi per il 90esimo, vediamo quanti minuti verranno assegnati qui allo stadio di Monza. Il Milan vince 1-0, con questa vittoria salirebbe a quota 44 punti, quindi sarebbe davvero fondamentale per i rossoneri riuscire ad accentrare questa terza vittoria di fila, seconda di fila in campionato, la terza se ci aggiungiamo, la Champions League. Inoltre Torino, Tottenham e Monza con 0 gol subiti, quindi sarebbe comunque una nota positiva il fatto che il Milan stia reggendo dal punto di vista difensivo, stia reggendo dal punto di vista della manovra difensiva. Quindi sono stati assegnati 5 minuti di recupero in questo finale. Il Monza continua ad attaccare perché la gara è in bilico, è stata una gara difficile. Monza che nella ripresa è venuta fuori, il Monza che nel secondo tempo ha creato molto di più, il Milan si è difeso, è calato molto il Milan quando Stefano Pioli ha effettuato un triplo cambio nel secondo tempo, quando sono entrati De Ketelaer, Giroud e Salemaker, la squadra si è un po' abbassata, si è un po' schiacciata verso Tatarusanu e il Monza è venuto fuori, anche il Monza ha fatto dei cambi, squadra di Palladino, comunque una squadra attrezzata. Nota particolare l'esordio stagionale in questa stagione di Bakayoko, non aveva mai giocato fino ad ora nemmeno un minuto né in campionato né in Coppa Italia né in Champions League, e questa sera è stato inserito un po' a sorpresa da Stefano Pioli nel secondo tempo, è uscito Krunic ed è entrato Bakayoko. È un po' strano perché comunque il Milan poteva, Pioli poteva mettere dentro Branks o Pobega, ha preferito inserire Bakayoko, evidentemente servivano centimetri in area di rigore per questi cross finali da parte del Monza che sta mettendo molti palloni in area di rigore, però è una scelta un po' particolare. Siamo dunque oltre il 90esimo, sono stati assegnati 5 minuti di recupero, ne mancano 3. Milan che conduce per 1-0 grazie al gol di Junior Messias. Attenzione, c'è un'occasione da parte del Monza, palla alta sopra la traversa, pallone spedito in tribuna e per fortuna del Milan che in questi minuti finali sta soffrendo. Facciamo anche un riepilogo, un commento di quello che è successo nel corso di questa partita, perché si è aperto al 19esimo del primo tempo il match con un palo esterno colpito da Rafa Leao che si è accentrato e ha tirato palla sul palo esterno, poi una grossa occasione sempre per Leao, il tiro un po' strozzato viene parato da Di Gregorio, la palla gli sfugge, interviene Diaz e lì il Milan non riesce a segnare. Poi c'è stata anche un'altra conclusione nel primo tempo da parte di Tomori, bella parata di Di Gregorio, e poi al 31esimo il gol di Junior Messias, questa staffilata, questo gol dalla distanza con questo sinistro che ha trafitto il portiere del Monza, non bravo in questa circostanza, evidentemente il tiro era davvero forte. Poi al 12esimo del secondo tempo una grandissima occasione da gol per Theo Hernandez che si fa tutto il campo, arriva davanti al portiere e sbaglia la conclusione, quello poteva essere il gol del 2-0. Poi ci sono stati i cambi, sono entrati De Ketelaer, Giroud e Salemaker, al 73esimo il palo di Ciurria con questa deviazione di Tatarusanu e poi al 40esimo la grande occasione per De Ketelaer. Ora c'è un rinvio dal fondo da parte del portiere del Milan,
ultimi minuti di gioco di questa partita molto sofferta, soprattutto nel secondo tempo, sarebbero tre punti davvero vitali, fondamentali per i rossoneri. Sbaglia Bakayoko a centrocampo, poteva fare sicuramente di più. C'è un fallo che non viene fischiato, attenzione, su Tomori, che tenta un'azione offensiva. È entrato anche Rebic nel finale per cercare anche di creare un po' di scompiglio in area avversaria, considerando che Leao è stato sostituito. Attenzione, pallone in mezzo, interviene Tatarusanu e blocca il pallone. Siamo davvero verso la fine di questo match sofferto, di questa partita difficile, di questa partita comunque che vede il Milan vincere 1-0 ma con tante difficoltà. D'altronde ha giocato tante partite ravvicinate, non era facile per la squadra di Stefano Pioli dopo il successo in Champions League, sempre per 1-0 contro il Tottenham. Azione offensiva con De Ketelaere, vediamo se combina qualcosa di buono De Ketelaere. Ovviamente gli soffia la palla la difesa del Monza e poi rinvia. Finisce qua, il Milan vince 1-0 ed espugna anche lo stadio del Monza. Terza vittoria di fila per la squadra di Stefano Pioli dopo il successo per 1-0 contro il Toro, dopo il successo per 1-0 contro il Tottenham, stesso risultato qui a Monza in trasferta contro la squadra di Palladino. È un Milan che sta vincendo di corto muso, se così vogliamo metterla, come è successo spesso in passato alle formazioni di Massimiliano Allegri. Era importante per il Milan non prendere gol per dimostrare di avere una difesa solida, ed è successo anche qui a Monza con il trio difensivo composto da Kalulu, Malik Chao e Tomori, che si sono ben comportati. Non è entrato Kier, insomma, un Milan che vince, batte il Monza 1-0, sale a quota 44 punti in classifica. Note negative: Origi non mi è piaciuto molto, la partita di Origi non è stata una gara memorabile, se all'andata aveva segnato un bel gol contro il Monza proprio, al ritorno non mi è piaciuto, ha trattenuto pochissimi palloni lì davanti. De Ketelaere, il solito giocatore che non riesce ad essere incisivo, è un peccato perché ragazzo che ha delle qualità, però poi alla fine non concretizza, non fa gol, non fa assist. Poi c'è il saluto della squadra sotto la curva, tantissimi tifosi del Milan anche questa sera a Monza sono venuti qui a sostenere la squadra. Non è entrato Zlatan Ibrahimovic, ci aspettavamo qualche minuto nel finale, ma la gara era in bilico. Evidentemente Pioli ha rimandato l'esordio bis di Ibrahimovic in questa stagione. C'è stato però l'esordio a sorpresa di Bakayoko. Il Milan batte il Monza 1-0.